Ciao a tutti, bentornati in un nuovo video. Registro durante la settimana, c'è una bellissima luce e ne approfitto anche perché sono largamente in anticipo oggi di almeno 14-15 minuti e posso mostrarvi i primi aggiornamenti del progetto smaltimento 21 prodotti nel 2021. Ha riscosso un grandissimo successo il primo video dove vi ho mostrato e presentato i prodotti che ho deciso di selezionare per finirli. Molti prodotti li avete già visti perché facevano parte del progetto smaltimento che avevo in essere nel 2020, ovvero tutti i prodotti che utilizzavo nel quotidiano per truccarmi. Se vado avanti così, penso di non riuscire mai a finire questo progetto, ma è anche vero che vi spoilerò che ho finito solo un prodotto, però sto quasi raggiungendo la fase di termine, anche se non è proprio italiano, ma sto quasi vedendo la luce su altri prodotti che ho ancora qui, ma che se utilizzo ancora per un altro mese abbondante, come sto facendo adesso nel quotidiano, anzi nella giornata lavorativa, quindi nei 5 giorni settimanali feriali, nei festivi poco li vado a utilizzare perché preferisco usare cose nuove, ma se continuo così sicuramente finisco altro. Potrei dividere i prodotti in diverse categorie, tipo i prodotti finiti, quasi finiti, mai usati, usati sempre, usati meno di 10 volte, ne ho di categorie. Non so come farò, però voglio parlarvi di alcune cose che mi sono piaciute, altre un po' meno. E nell'info box vi metto anche tutta la lista dei prodotti che ho citato, che ho inserito, di fianco una X per indicare che sono finiti, per contarli insieme. Inoltre, se partecipate anche voi, fatemi sapere nei commenti come sta andando il vostro progetto smaltimento. Parto dal prodotto finito, l'unico che ho, ed è il fondotinta di Essence hashtag InstaPerfect nel numero 20 Very Vanilla, questo qui. Non mi è dispiaciuto affatto, l'ho pescato fino alla fine tagliando la confezione, non escludo di poterlo comprare se non avessi 3 miliardi di fondotinta. Adesso sto usando fondotinta che avevo in scorta, ma li ho messi nell'altra scatola, quella dei prodotti extra progetto smaltimento. Uno scurissimo, che è quello che indosso nel quotidiano di Elan, ha un odore molto strano, quasi rancidoso, ma non è ancora del tutto scaduto, lo voglio finire. Mentre nel weekend utilizzo un vecchio fondotinta che era uscito anni e anni fa, io non l'avevo mai aperto, me l'aveva consigliato il mio ragazzo perché vedeva spesso le pubblicità di Max Factor. Questo è stato un ottimo alleato, sicuramente va bene anche per l'estate, per la mia tipologia di pelle che è mista. Ma non so, vedremo in futuro se riesco a smaltire i fondotinta che ho. In scorta mai aperti dovrei averne 2, 4, tipo 8, 9, di cui 2 di Catrice, quelli famosissimi liquidi con la pompetta, che mi ricordo li avevo presi proprio appositamente per l'estate e non li vado mai ad utilizzare. Perciò no, non devo comprare fondotinta perché non ne ho bisogno. Il prodotto quasi finito, non vi metto la X, ma ve la metterò nel prossimo video aggiornamento, ma non vi farò vedere il prodotto perché credo che questo correttore della Maybelline linea Superstay Full Coverage Under Eye Concealer nel numero 10 Fair, lo andrò totalmente a finire perché l'ho tagliato e mi è rimasto solo all'attaccatura delle pareti. Sono rimasta molto delusa da questo correttore perché è molto leggero, ha solo 6 grammi o 6 millilitri, 6 millilitri di prodotto, preso in Germania al DM al di sotto o ad una cifra che raggiungeva i 10 euro. Ero super curiosa perché lo vedevo sempre su Instagram, ma non riuscivo mai a trovarlo in Italia rivenduto. Assolutamente no. Allora, mi sembra troppo piccolo. Ho lasciato andare via l'ambulanza, se no ci faceva il concerto di prima mattina. E così aumentiamo il ritardo che avrò per oggi. Vabbè. Mentre vi stavo dicendo che questo correttore mi è
stato abbastanza indigesto, mi ha molto deluso perché era molto leggero, avevo poca quantità di prodotto, mi è durato un mese utilizzandolo tutti i giorni, questo è stato un prodotto anche da weekend, ma quando lo mettevo non è che mi faccia risaltare le rughette o mi appesantisca lo sguardo, però trovo che mi dà un po' di reazione fastidio, non mi fa lacrimare, però sento un po' un pizzicorio che mi lascia un po' perplessa. E no, non lo andrò a riprendere. Ho ripreso l'anti-age concealer, lo vedrete nel video haul di febbraio. Quello che tirerò fuori per i prossimi mesi saranno quelli che ho preso nel periodo pre-primo lockdown o proprio durante il lockdown, perché li ho presi da Amazon di Bourjois. Parlando di correttori, questo comunque non lo utilizzerò più per le occhiaie perché mi dà come minimo 10 anni in più, è l'Infallible di L'Oreal, linea More Than Concealer. Questo io lo utilizzavo per fissare meglio, far aggrappare meglio gli ombretti, uguale primer. Devo stare attenta a quanto ne uso, non lo uso tutti i giorni perché mi fa lacrimare tantissimo gli occhi. Se lo uso per il contorno occhi, peggio, perché proprio inizia a piangere e non mi resiste. È il 325 Bisque come colore. Mi fa strano che sia andato a male, era da 11 ml di prodotto con un PAO che non lo so perché si è cancellato. Però sì, sicuramente 6 mesi, è vero che ce l'ho aperto da più di 6 mesi, però questa reazione me l'ha fatta subito appena l'ho aperto e io non l'avevo mai aperto quando l'avevo comprato, forse sì per farvi lo swatch quando ho fatto l'haul, ma alla fine da quando l'ho comprato a quando ho iniziato effettivamente a sfruttarlo erano passati 3-4 mesi, non era passato chissà quanto tempo. Assolutamente no, è un bocciato clamoroso, anche ve lo dissi in un video, sì, no e ni, evitatelo. Usato più di 10 volte, ma non spessissimo. Usato sempre, questo non so quando mai lo riuscirò a finire perché è super pigmentato, è il blush di EM Makeup nel numero 03 da 4 grammi di prodotto. Io questo continuo a sfruttarlo, continuo a usarlo, lo sfumo con un altro blush della palette HD Brows di Look Fantastic per il calendario dell'avvento del 2018 per smolzare un po' l'effetto Heidi che mi viene fuori. Non è che mi dispiace, però inizia un po' a stufarmi. Però facendo questa combo di due blush vedo un altro colore sulle mie guance che mi piace di più e so che posso bucare un altro prodotto nel giro di poco perché ha veramente una conca molto 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 fonda. Di quella palette utilizzo tanto anche l'illuminante perché mi rimane attaccato su due angoli e la terra. Mentre l'illuminante e la terra di questo progetto smaltimento io li uso solo durante il fine settimana, quindi vuol dire meno di 10 volte al mese. La terra di Vichy, che purtroppo si è leggermente ossidata nella parte qui sopra, che vedete è tutta con un colore differente, scrive, non mi dispiace, l'avevo ricevuta gratuitamente, non è tra le mie terre preferite, però quando finirò quella di HD Brows inizierò a pescare molto più spesso quella. Mentre il Mary Luminizer mi piacerebbe proprio tenerlo sempre come illuminante da occasione, da uscite quando si potrà uscire, da registrazione video, nel weekend, un po' più particolare perché è super acceso, super pigmentato, non alla Jeffree Star ma è molto presente. È un illuminante che avevo bucato diverso tempo fa e avevo deciso di inserirlo perché è tra i più vecchi che ho e mi piacerebbe comunque finirlo. Mi dispiaceva non trovarlo più da Douglas rivenduto, ma so che viene rivenduto tranquillamente anche su Zalando e quindi andrò a prenderlo lì senza farmi tante storie, visto che vi ho sempre detto che con Douglas non ho un buon rapporto perché ha violato la mia privacy. Allora, metto un attimo via da parte quello che già vi ho citato per fare un po' di ordine e chiarezza, escludendo il prodotto finito perché quello lo andrò a mettere in postazione per metterlo via stasera nei prodotti finiti.
usato una sola volta il primer per le labbra in The Essence Cosmetics, il numero 01 All About That Base. Devo impegnarmi un po' di più ad usarlo perché sta cambiando odore, e questo va utilizzato con il rossetto in polvere sempre di Essence, che se questo primer per labbra l'ho usato una sola volta, anche il prodotto di Essence l'ho utilizzato solo ed esclusivamente una volta. Ritorniamo con il rossetto in polvere della Winter Glow, edizione limitata di diversi anni fa, numero 01 Melt My Lips. Non vi faccio vedere neanche l'interno perché è uguale al mese passato, non vado a perdere tempo. Non ho tanto da dire perché mi sono impegnata solo su un prodotto labbra, che è quello che indosso oggi, e avete visto la nuvoletta. Anche questo l'ho utilizzato solo una volta, è stato un regalo di Fationa, il Jumbo Lipstick di Astra, matitone labbra full color numero 12. Ho pensato di sfruttarlo ancora di più non appena finirò anche la matita labbra che ho in questo progetto smaltimento come base, quindi sia un prodotto labbra in sé per sé, ma anche come un semplice prodotto base da mettere sopra altri rossetti. Non mi dispiace, però è troppo grigino. Ok, a me piacciono i malva, i colori smorti sulle labbra, ma questo non valorizza più di tanto i miei colori. Utilizzato sempre, e sta anche quasi finendo, di Benefit il 24 ore brow setter, il fissatore per le sopracciglia. Questo in combo con le matite di Cosmi Milano che ho ancora in azione. Una l'ho finita, quella più chiara, mentre questa qui che indosso è l'ultima che mi è rimasta, è tutta quella più scura, marrone proprio dovrebbe essere. E quella lì piano piano la sto temperando, la sto diminuendo sempre di più e finalmente potrò utilizzare altre cose nuove. Questa è rimasta una costante, è un amore e odio, perché se ne metto troppo mi rende le sopracciglia bianche o trasparenti, se ne uso poco alcune volte non mi fissa particolarmente bene le sopracciglia. È un prodotto che ricomprerei sì, perché se lo trovo nei vari kit mi conviene mille volte di più rispetto ad altri prodotti. Non ho lo sbatti di andare a prendere quello di Essence, perché dovrei andare appositamente o a un Lillapois. Essence sta diminuendo molti espositori in negozi che io frequentavo molto di più e frequento molto di più, e poi mi capita spesso di non trovare gli stand aggiornati, no, è uno sbattimento, quindi il primo che trovo, che so che è collaudato, lo prendo. In più ho comunque cose nuove, non mi va di prendere di nuovo o Essence o questo, cose nuove, ho minimo due mini taglie e quello di Milk Cosmetics, sto a posto. Ombretto Sweet Sweets Sparkling Eye Gloss, trovato all'interno di una box No Makeup No Life coreana giapponese, il numero 07, il dorato, che indosso anche oggi. Lo sto sfruttando molto di più perché sto finendo tutti i colori chiari delle cialde, degli ombretti, dei Project Pan palette, e quindi di conseguenza voglio avere una cosa super luminosa. Questo lo è, mi sta piacendo, lo indosso, fa un bel effetto secondo me rispetto ai matte della The Color Workshop che mi sbattono, mi smuoiono un po'. Preferisco mille volte di più questo. Questo prodotto io non lo comprendo. Non lo comprendo perché di Naobei, linea Origin, è un primer contorno occhi. Lo sto utilizzando, è certificato EcoCert ed è vegano. 12 ml di prodotto. Lo uso. Secondo me non serve a niente. Non fa assolutamente niente. Mi sono ricordata che mi piace un altro primer contorno occhi, che è quello di Smashbox, che ho visto citare da 77 Piga. Un bacione a tutti i canali che cito nell'info box, trovate il link per raggiungerli. Può essere che ritorno a comprarlo, però se ritorno a comprarlo vuol dire o aprire un account su Smashbox, che io non l'ho ancora mai fatto, oppure prenderlo da Douglas. E Douglas sapete che io lo odio, non ho voglia assolutamente di dare i miei soldi. Fatemi sapere voi come vi ci siete trovati con questo prodotto, perché per me è assolutamente un no. Ho aperto la cipria di Kat Von D, la Look It, la cipria fissante in polvere libera traslucida da 19 grammi.
la uso da meno di 10 giorni, però sarà un prodotto che utilizzerò molto più spesso. Il mese prossimo la intercambierò ancora con quella di Orati, perché quella di Orati ha il buco, la sto tenendo da parte per farvi il video dei prodotti bucati. Questa qui è entrata in azione non appena ho finito quella di Nabla. Sono tutte e tre cipri che mi piacciono. Preferisco della Lookit avere la versione mini perché è più facilmente gestibile, utilizzabile. Questa ha una confezione immensa e mi dà alquanto fastidio e noia utilizzarlo nel quotidiano. Anche nel contorno occhi è molto buona, mi piace, non so perché l'ho tenuta lì, forse perché proprio era un prodotto immenso, enorme, che non mi andava più di tanto di avere in azione, ma è tra le cipre più vecchie che ho, quindi voglio utilizzarla e smaltirla. Come primer occhi utilizzo tantissimo la Magic Eye Pencil Nude di Nabla Cosmetics. Questa il mese prossimo faremo ciao ciao al prodotto, perché non ne voglio più sapere, almeno quella non mi fa lacrimare gli occhi quando la utilizzo. Non è una matita che vi consiglio. Se vi piacciono i colori chiari, sì, io che non sono da colori chiari all'interno degli occhi o comunque su una riga di eyeliner che sia opaca, no, preferisco il chiaro o qui davanti, ma un rosino perlato o basta, che il chiaro proprio deve essere o l'ombretto illuminante sul condotto o altrimenti un eyeliner particolare, perlato, duochrome come riga, ma non di più. Questo voi mi avete detto nei commenti, aprilo perché è fantastico, è il 12 ore pen eyeliner di Astra nella versione extra black, smooth and easy, ma è buonissimo. Io l'ho usato solo, vi dico, 4-5 volte nel weekend, ma ha un nero bellissimo, un tratto uniforme. Io l'ho ricevuto gratuitamente dall'azienda al Cosmoprof, ma fantastico, perché non l'ho usato prima? Mille volte meglio di altri eyeliner che ho avuto il piacere di provare in passato. Anti-age con acido ialuronico fluido solare della Sien, l'ho un po' accantonato, l'ho usato meno di 10 volte, da 50 ml, lo uso come primer, però sto portando avanti dei campioncini di vari marchi, questo qui lo lascio da parte perché mi fa un po' risaltare la grana della pelle, che io non me la vedo, questa mi fa risaltare cose che non mi sembra di vedere di primo acchitto sul mio viso. E non lo sto particolarmente amando come primer, ma dovrò prima o poi finirlo. Ombretto 14 di Yves Rocher nel colore 14 Rose Boise Matte. Pensavo di riuscire a fare il buco oggi, in realtà non ce l'ho fatta. Lo sto utilizzando proprio perché voglio fare il buco e portarvi questo prodotto nei prodotti bucati del bimestre gennaio e febbraio. Mi manca poco, perché è super scavato. Lo uso come ombretto da transizione, non è male per essere Yves Rocher. E sapete che a me i prodotti di make-up di Yves Rocher non è che piacciono tantissimo. Tutti i giorni utilizzo il MAC Prep and Prime, il Fix Plus, nella versione Gold Light. Sono a oltre la metà. Questo io lo sto odiando adesso perché mi sembra che quando lo spruzzo mi fa, anche se lo agito bene, mi fa le chiazze sul viso e mi rovina la base. No, no, non prenderò più, a meno che non sia il Pink Light, ma neanche. Ma in generale penso che non prenderò più i Fix Plus, a meno che non sia quello alla profumazione e alla ciliegia. Per il resto ho chiuso con i Fix Plus perché hanno una confezione oscena. Meno di 10 volte, però nel prossimo mese la userò sempre perché ho finito la matita labbra di Essence, la Jolie Lèvres 103 di Vivien Sabot, che mi ha regalato il Beauty di Coco. Non è male come prodotto, mi piace, ha un bel colore. Lo sto usando oggi come base insieme alla Lip Chubby Matte Lipstick nel numero 01 Nude Rose. Sono a questo livello qui, ragazzi e ragazze, preparatevi, perché se non per il mese prossimo, tra 2 mesi al massimo la finiamo, non vedo l'ora, è da un anno e passa che me la porto avanti. Mai usate le matite di Benefit Cosmetics per le sopracciglia, ho la numero 4 e la numero 3, appena finisco quella di Cosmi che mi è rimasta sicuramente le aprirò, aspettiamoci un aggiornamento per il prossimo mese.
E l'ultimo prodotto che ho aperto una sola volta perché ero curiosa come una scimmia, volevo vedere l'applicatore, è questo mascara di Alverde che ho preso in Austria a Innsbruck diversi anni fa. Si chiama Big Drama Lashes, Big Drama Delusion. Allora, ha questo tipo di applicatore enorme, enorme, non lo comprendo. Non lo comprendo, io vi dico questo, però la prima applicazione che ho fatto non lo comprendo, non lo prendete se esiste ancora, ne riparliamo nei prossimi mesi. Basta, questo è l'aggiornamento che vi dovevo fare per questa edizione di febbraio, fatemi sapere come sta procedendo il vostro progetto smaltimento, vi mando un bacione e ci vediamo in un prossimo video.